Costa è cultura, storia, ma non solo. L'Italia si conferma apprezzata anche per i suoi tesori sotterranei. Il turismo speleologico infatti rappresenta un'ulteriore spesa per la nostra penisola, capace di attirare oltre 1.500.000 visitatori all'anno e generare un fatturato tra indotto e diretto di circa 25 milioni di euro, secondo i dati e le stime dell'Associazione Grotte Turistiche Italiane. Forte di questi numeri nasce in Campania il progetto Tre Grotte Tre Fiumi, presentato ieri presso lo stand Enit all'ETB di Berlino, la maggiore fiera dell'industria del turismo internazionale con oltre 180.000 visitatori, tra cui 108.000 operatori del settore e 10.000 espositori da 180 paesi. Il progetto è promosso dagli enti che gestiscono le grotte di Pertosa Oletta, quelle di Morigerate e di Castelcivita, tre cave naturali immerse nel Parco del Cilento del Vallo di Diano e Alburni, il più esteso d'Italia, riconosciuto dall'UNESCO Geoparco e Patrimonio dell'Umanità. Il percorso prevede la possibilità di scoprire le bellezze naturali tipiche del carsismo e del sottosuolo grazie alle tre grotte affiancate da tre diversi fiumi, il Bussento a Morigerate, il Tanagro a Pertosa e il Calore a Castelcivita, che creano una cornice paesaggistica unica.